Musica, balli, coriandoli lanciati in aria e divertimento per tutte le età. Buona la prima uscita, dopo anni di stop Covid, per il Carnevale di Montefiore, che quest'anno festeggia i suoi 40 anni. Un anniversario importante, che ha visto i diversi rioni impegnarsi al massimo nella realizzazione delle creazioni in cartapesta. Quest'anno, per recuperare le assenze da pandemia, sono tre le uscite. La prima in anticipo ieri, cioè domenica 4 febbraio, e poi domenica 11 e martedì 13. Quest'anno la novità della terza data, oggi la prima volta che viene la manifestazione, comincia una domenica prima e speriamo bene. Possiamo dire che il Carnevale è un po' il collante di Montefiore? Assolutamente sì, è la manifestazione più sentita. Nel sangue dei montefionari circola il Carnevale. Quindi questo Carnevale, secondo me, gli va riconosciuto il merito di aver costruito dei gruppi di ragazzi giovani, meno giovani e anche anziani che si sono prodigati proprio per fare i carri, quindi grazie al Carnevale, insomma. Lato positivo. Il Carnevale di Montefiore è una delle costanti della nostra identità. E riproporlo oggi dopo 3 anni di assenza è importante, quindi ci accompagna una giornata per fortuna bellissima e soprattutto una grande partecipazione collettiva. 6 carri partecipanti: Via Trieste con la Pantera Rosa, San Giovanni Band con Barbie, Piazza della Repubblica con Banda Bassotti, Via Gentile con Dragon Ball, Molino e Marconi con Batman e Rotella con SPQR. Tutti con lo stesso spirito goliardico. I ragazzi lavorano da mesi, perché il carro viene programmato quasi anno per anno. Quest'anno la cosa bella è che ci sono tanti piccolini, sì, ma piccolini roba di 2 anni, 3 anni. Questo ci rallegra tanto. Il Carnevale è il numero uno in assoluto. Montefiore è il Carnevale, proprio ce l'abbiamo nell'anima. Questo è il 40° anno, io 40 anni sempre mascherato, sempre numero uno, al top. Quest'anno c'è un tema, che ogni carro doveva riproporre una maschera fatta almeno 20 anni prima. E il nostro carro di piazza, se non ricordo male, ha fatto questo carro, la Banda Bassotti, nel 91. Non sono mancati momenti dedicati ai bambini con personaggi Disney che in piazza li hanno fatti ballare e cantare. Piano di sicurezza straordinario per evitare incidenti con forze dell'ordine, la locale Croce Verde, associazioni cittadine, giacche verdi e gruppi di volontariato per una sfilata in sicurezza.